Buongiorno! Allora, oggi andremo a preparare il ragù alla bolognese. Gli ingredienti sono 500 g di macinato, io in questo caso uso quello di bovino scelto. Poi 100 g di vino rosato, poi 100 g di misto per soffritto, ovvero sedano, carote e cipolla, poi 60 g di olio extravergine di oliva e una bottiglia di passata. Io in questo caso uso la passata rustica perché mi piace di più come sapore. E naturalmente poi un pizzico di sale, e per chi lo gradisce può metterci anche un po' di pepe. Allora andiamo ad inserire nel boccale l'olio e il misto per soffritto. Andiamo a chiudere e andiamo ad impostare temperatura varoma 5 minuti, antiorario, velocità soft. Ok, passati 5 minuti andiamo ad aggiungere la carne e quindi impostiamo 8 minuti, velocità soft, antiorario, temperatura varoma. Ok, a questo punto andiamo ad impostare altri 5 minuti e 30 secondi e andiamo a sfumare con il vino e andiamo a posizionare il tappo in obliquo. Naturalmente resta sempre temperatura varoma, velocità soft con l'antiorario. Ok, a questo punto, sempre con le lame in movimento, temperatura varoma, andiamo ad impostare 25 minuti e andiamo ad inserire la passata. Poi all'interno della bottiglia andiamo a versarci 150 ml di acqua. In ogni caso, giù nel box vi metterò comunque gli ingredienti e la ricetta completa. Reimpostiamo i 25 minuti, mettiamo il coperchio sempre in obliquo e aspettiamo che trascorra il tempo. Andiamo anche a salarlo. Ok, sono passati 25 minuti e il nostro ragù è pronto. Adesso ve lo faccio anche vedere. Prestate attenzione quando andate a togliere il coperchio perché è ustionante. Eccolo qui, il nostro ragù è pronto. E adesso con questo ragù andrò a condirci la pasta che ho fatto in casa. Qui in alto vi lascio il link per vedere come si fa. Sono gli spaghetti alla chitarra in dolci sanseveresi. Allora, a questo punto la ricetta è terminata e se volete mettetemi un mi piace e se volete iscrivetevi anche al mio canale. Vi lascio alla prossima ricetta, un bacio!